Assetto varie volte nel corso dell'ultima gara, persa al tiebreak comunque in maniera onorevole contro Ravenna. Abbiamo visto per larghi tratti in campo Signili Fezzi, per esempio in panna, o anche Camilla Gerosa al centro, e dunque coach Guadalupi che ha fatto ricorso alla panchina spesso e volentieri. Vedremo se quest'oggi ce ne sarà bisogno. La partita sta per iniziare, verrà arbitrata dai signori Stefano Nava e Antonella Verrascina. Settima giornata di campionato, ripetiamo, Altino nell'ultimo turno KO nel derby tra neopromosse contro Aragona, partita in cui non sono bastati 20 punti di Giulia Cavalenca, un po' la sorvegliata speciale numero uno quest'oggi per l'Ermea, detto delle difficoltà, insomma, dell'infortunio di Costantini. L'unico altro set vinto in precedenza in questa stagione era arrivato il 31 ottobre contro Sassuolo. Per il resto, zero punti, ripetiamo, fin qui per Altino. Ermea prova ad approfittarne per risalire un po' la china dopo due sconfitte consecutive al tiebreak, come detto particolarmente dolorosa quella accusata su questo campo contro Sant'Elia, contro una formazione che un po' come Altino quest'oggi era in grave difficoltà, giunta qui in Sardegna con appena 8 effettivi. Vedremo se Altino dunque sarà in grado di ripercorrere le orme di Sant'Elia, ma la situazione comunque è abbastanza diversa in questo caso. Ricordiamo che Tenaglia riporta il volley abruzzese in Serie A dopo ben 20 anni, dunque complimenti a questa realtà che dopo tanta gavetta si è affacciata sul massimo palcoscenico nazionale. Si parte subito con un errore in battuta per la palleggiatrice ermeina Veronica Allasia. E dunque il primo punto della partita che prende la strada di Altino. Spicocchin, battuta allora per la squadra di coach D'Amico, la centrale verso Milen, così in ricezione. Il primo attacco dell'Ermea è opera di Renieri, difeso da Altino. Lestini, c'è il buon lavoro del muro a due qui da parte dell'Ermea, poi l'attacco di Cavalenca sul lungolinea, c'è Caforio dalla seconda linea, invece Ilaria Maruotti difende Spicocchi, di Arcangelo allora dietro per Cavalenca, e anche il secondo punto prende la strada di Altino. 2-0, indicazioni proprio per Giulia Cavalenca, giocatrice di nazionalità portoghese con origini bielorusse. Si aggrappa a lei Altino per cercare di conquistare punti in questa trasferta a Olbia. Ancora Spicocchi in battuta, 2-0 Altino, ancora a pizzicare Milen, chiamata un'infrazione, qui una invasione da parte della signora Verrascina. E dunque 3-0 subito per Altino. Stavolta sbaglia la misura del suo servizio la centrale Martina Spicocchi, originaria di San Benedetto del Tronto. Sportivo vanta anche un'altra promozione in A2 ottenuta in quella di Filottrano, oltre a quello ovviamente lo scorso anno sempre con Altino. Allora Milen in battuta, l'Ermea si è sbloccata pur in seguito ad un errore avversario, giocata bene qui la fast per Zingoni, difesa dall'Ermea ma solo in un primo momento, gioca senza timori reverenziali, con libertà, con serenità Altino. 4-1, buon inizio per la matricola abruzzese. E ora va in battuta la palleggiatrice di Arcangelo, una di Arcangelo classe 2001, servire sul Caforio, riceve bene qui il tentativo di primo tempo non perfetto da parte di Barbazzeni, allora ci riprova Cavalenca, arriva il muro vincente proprio di Karin Barbazzeni, secondo punto dell'Ermea. Cerca così di ricucire subito il gap. Proprio la centrale in maglia numero 1 andare qui verso Mastrilli, di Arcangelo, e poi Cavalenca con l'attacco in diagonale out senza
deviazione a muro secondo l'indicazione del primo arbitro, e dunque meno 1 Ermea, 4-3, due punti in fila per la squadra di Guadalupi. Prova a riprendere subito Altino. Barbazzeni. Che problema qui per Altino, che riesce comunque a mantenere vivo questo pallone. Free ball. Babatunde. Palla in banda per Regnieri. Bel diagonale. Buona la risposta qui da parte di Altino. All'Asia dietro Regnieri. Prova a spingere sulle mani del muro. Altro salvataggio. Poi Cavalenca. Vediamo un po'. Punto Ermea. È quello della parità a quota 4. Barbazzeni su Natalizia, qualche problema qui in ricezione, costretto a mandare dall'altra parte Mastrilli. Renieri all'Asia, vuole Maruotti in banda, in diagonale, difende ancora Mastrilli. Di Arcangelo cerca l'attacco di Cavalenca, spinge un pallonetto profondo difeso da Milen. Renieri ci riprova ancora in diagonale, poi Babatunde risolve sotto rete, la più lesta di tutti, e sigla il sorpasso dell'Ermea 1-4 a 5-4. Dunque 4 punticini in fila per andare per la prima volta in vantaggio. Lungo turno in battuta per Karin Barbazzeni. Qui sbaglia la misura del suo servizio. E dunque si torna in parità a quota 5. Errore in battuta nel frattempo per Monica Lestini. Nuovamente in vantaggio l'Ermea sul 6-5. A tutto braccio va a forzare la battuta Regnieri. La ricezione di Mastrilli, la fast poi per Babatunde, che legge bene il posizionamento del muro, abbastanza in ritardo in questa circostanza. Il pallonetto è comodo per la prima volta. Allora l'Ermea ha due punticini di vantaggio, 7-5 dopo questo attacco in fast di Babatunde, che ha parlato alla vigilia di questa partita invitando le compagne assolutamente a non sottovalutare Altino. Bel primo tempo qui da parte di Zingoni. Subito colpo su colpo risponde Altino, che resta lì aggrappata nel punteggio meno uno, situazione di equilibrio assoluto in questo avvio di partita. Asia Zingoni in battuta, classe 99, parte delle atlete confermate per l'ultimo campionato vincente in Serie B1. Preso questo attacco in diagonale di Maruotti dalla seconda linea, è andata con il numero 18 Lestini. Ancora una volta Di Arcangelo in banda per Ollino, difende l'Ermea. Milen, scambio che prosegue, scambio lungo, Cavalenca non riesce a risolvere con il pallonetto. Alla fine ha ragione Altino, che torna in parità 7-7. Milen in ricezione intanto, ancora fast per Babatunde. Vediamo un po' qual è la chiamata arbitrale. C'è stato uno scambio di sguardi tra il primo arbitro, il signor Nava, l'arbitro a terra, la signora Verrascina. Alla fine si è deciso di assegnare il punto all'Ermea, 8-7. Ermea che arriva da due partite abbastanza concitate, diciamo così, dal punto di vista delle chiamate arbitrali. Tante situazioni al limite. Anche tante proteste da parte della squadra bianco-blu. Maruotti attacca Cavalenca, una gran bomba sul lungolinea, difende l'Ermea che deve mandare dall'altra parte con Cristine Milen. Di Arcangelo in banda per l'attacco con il numero 5 di Ollino.
palla ancora out su questo attacco da parte di Carola Ollino, una delle più giovani in campo, classe 2003. Maruotti, ricezione Ollino, Cavalenca prova a spingere sulle mani del muro, tiene vivo Milen e poi Babatunde molto rapida, ancora sotto rete, la più rapida di tutte, allunga sul più 3 l'Ermea, 10-7, ancora la firma della centrale salentina. Maruotti verso Ollino che tiene in ricezione, l'attacco da parte della schiacciatrice in maglia numero 5, il muro su Regnieri, la giocata qui da parte di Spicocchi. Maruotti in ricezione, all'Asia in banda da Milen, sceglie l'opzione del pallone lento, c'è la copertura da parte di Cavalenca, un pallone qui molto difficile davvero da attaccare da parte di Ollino che prova il muro a due, avversario pronto, l'Ermea torna sul più 3, 11-8. Babatunde suo servizio smorzato dal nastro, primo tempo di Picocchi, murato e a muro, sta provando a fare la differenza l'Ermea, massimo vantaggio ora sul più 4, 12-8. Conciliamolo tra Milen e Guadalupi, tra Adelaide e Babatunde in battuta a impegnare ancora Ollino, a un passo dall'ace c'è stata l'invasione nel tentativo di recupero da parte di Arcangelo e si arriva al nuovo massimo vantaggio, Ermea più 5, 13-8, time out chiamato da coach D'Amico per provare a correggere l'inerzia. Dopo che Antino era partita anche abbastanza bene nel corso di questa gara, subito 4-1, poi l'Ermea si è scomposta ed è tornata parità a quota 5, poi ora prova a prendere il largo. Torna a giocare dunque dopo il time out di coach D'Amico, ancora Babatunde in battuta per l'Ermea. A servire su Lestini, all'Asia, in banda da Milen, il tocco a muro, Lestini, Mastrilli con il bagger, trova Cavalenca, stavolta il muro è out e dunque respira Altino che rosicchia un punticino a corso sul meno 4, 13-9. Blockout trovato qui dunque da Julia Cavalenca, l'esperienza anche nel campionato polacco, in quello francese, mentre c'è Ollino in battuta, errore, dunque torna sul più 5 l'Ermea, 14-9. All'Asia, Mastrilli deve correre di Arcangelo dalla seconda linea con grande potenza, Cavalenca, attacco out però, questa pipe secondo l'interpretazione del primo arbitro, un po' di scoramento sulla panchina di Altino, una scivola sul meno 6, Ermea prova ad affondare il colpo, 15-9 ripetiamo, all'Asia in battuta su Natalizia, Mastrilli,
a cercare Lestini direttamente sul nastro di Arcangelo. Natalizia deve mandare dall'altra parte, in tre addirittura su questo pallone, ma non la prende nessuno. Errore banale qui, la matita blu per l'Ermia che regala di fatto un punto ad Altino. 15-10. Spicocchi teso su Milen, Renieri con un bel diagonale del pallone sul rosa, Sofia Renieri. 16-10. Milen su Lestini, attacca Lestini, bellissimo pallonetto qui a scavalcare il muro a due composto da Barbazzeni e Renieri. 16-11. Aurora di Arcangelo in battuta, interviene Caforio. Renieri, pallonetto spinto, attenta Mastrilli di Arcangelo, vuole Lestini, c'è anche il tocco a muro, punto di Altino. 16-12. Tocco abbastanza evidente in questo caso. C'è qualcosa da sistemare forse sul Taraflex prima della ripresa del gioco. Problema di poco conto, però è tutto pronto per la battuta di Arcangelo. Con Altino che prova a riportarsi dunque in scia. Arcangelo, la ricezione Caforio, attacca da posto 4 Ilaria Maruotti, blockout, 17° punto Ermea, più 5. Cerca di guadagnare nuovamente fiducia Ilaria Maruotti, due prestazioni non perfette contro Sant'Elia e Ravenna, cerca di tornare insomma sui suoi livelli. Barbazzeni su Lestini, deve correre ancora di Arcangelo, Cavalenca trova il muro di Babatunde, out, il punto è di Altino. 17-13, e prova a tenersi in linea di galleggiamento la squadra ospite per quanto possibile. Ricordiamo ancora una volta le condizioni di assoluta emergenza, con tre elementi dello starting six sono presenti per vari motivi, la risoluzione contrattuale, mentre arriva questo bel primo tempo da parte di Babatunde per il 18° punto Ermea. Dicevamo, risoluzione contrattuale con il palleggio titolare Saveriano e con la centrale Angelini, dunque non ha potuto vivere la sua partita da ex qui a Olbia, e l'infortunio di Capitan Costantini con la sospetta lesione del legamento crociato anteriore. Arriva l'ace di Renieri, 19-13. Ermea che prova a dare ora la spallata decisiva al primo set. Secondo time out per Altino. Intanto ripetiamo, Ermea 19, Altino 13, primo set in corso qui a Golfo Aranci. Renieri in battuta, si torna in campo qui a Golfo Aranci. Mastrilli tiene in ricezione di Arcangelo, vuole l'attacco di Cavalenca che va a prendersi il blockout del 19-14. Tenta una reazione, dunque un'uscita dal timeout la squadra abruzzese, mentre pronta in battuta Asia Zingoni.
su Caforio all'Asia, posto 4 da Maruotti, altro blockout, 20° punto per l'Ermea, più 6, 20-14. Maruotti su Lestini, qui chiamata un'altra infrazione, un'altra invasione per l'esattezza, punto numero 21 per l'Ermea, con il gioco che chiede qualche spiegazione, ma sempre con toni assolutamente composti. Maruotti sempre su Lestini, di Arcangelo, vuole Cavalenca, tocco a muro, 15° punto per Aldino, cerca il più possibile di tenere alta l'intensità, di contenere questa fuga dell'Ermea, mi pare ma inesorabile. La cerca più possibile, insomma, Aldino, di coinvolgere il suo opposto. Maruotti in ricezione all'Asia, vuole andare in banda da Milan, attacco out senza tocco a muro, cavata che ci è parsa corretta da parte dell'arbitro, 21-16. Cavalenca, Caforio in ricezione all'Asia, la fast Babatunde, il pallone sul rosa, 22-16, buon primo set ancora una volta da parte di Babatunde, senz'altro tra le migliori in questo inizio di stagione per l'Ermea, e figura peraltro anche nella top 5 delle migliori centrali tutta la 2 dal punto di vista della produzione in attacco. Qui ci mette una pezza Altino, dopo qualche difficoltà in ricezione all'Asia, vuole il primo tempo di Barbazzeni, ancora Altino a difendersi come può, poi Iollino che riesce a mettere il pallone per terra in qualche modo nonostante le proteste di Milan e di Maruotti. Si prepara nel frattempo anche un cambio nelle fila di Altino mentre proseguono le proteste qui abbastanza accese da parte del sestetto olbiese. Meniconi va a rilevare proprio Iollino. Schiacciatrice classe 97, anche lei figura nel novero delle conferme, operata al ginocchio ad agosto, dunque ancora fase di ripresa, ma cercare di dar fondo al panchino il più possibile vista l'esiguità insomma delle risorse. Tosh D'Amico, Meniconi però si presenta nella partita con questo errore in battuta che consegna il 23° punto all'Ermea, ristabilito dunque il più 6. Può approcciare un spirito leggero questa volata finale la squadra olbiese. Meniconi in ricezione sulla battuta di Allasia, Lestini con la diagonale stretta, altro fischio, Barbazzeni qui la colpevole, si arrabbiano ancora giocatrici bianco-blu, 23-18. Prova Altino allora a mettere un po' di pressione, spicocchi, Maruotti in ricezione, deve correre all'Asia, non un pallone semplice da attaccare questo per Sofia Renieri che però trova un angolo molto molto interessante, va a prendersi la prima palla set di 6 per l'Ermea. In battuta Cristine Milen, che prova subito a chiudere i conti del primo set. Meniconi in ricezione, attacca Lestini, le mani del muro, pallone tenuto vivo, Mastrilli torna da Lestini ad attaccare questo pallone staccato, allora la chiude Sofia Renieri con questo muro vincente, 25-18, primo set per l'Ermea che ha controllato al netto di un inizio
un pizzico lento con l'1-4 di Altino. L'Armea che ha subito ricucito da quel momento in poi. La squadra gallurese ha controllato in maniera abbastanza agevole il set. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo in diretta per il secondo game. Squadre in campo pronte per l'inizio del secondo set qui a Golfo Aranci. Armea avanti nel conto, 25-18 il primo parziale. Vediamo se Altino, nonostante la formazione veramente molto molto rimaneggiata, riesce in qualche modo a mettere in crisi le certezze dell'Armea, che dopo un avvio, come detto, un pizzico lento, ha preso il comando del gioco e ha condotto assolutamente senza esitazioni nel primo set. Primo punto Armea in questa seconda frazione di gioco. Milen in battuta su Natalizia di seconda, qui bella giocata da parte di Arcangelo per dare un po' di entusiasmo alla sua squadra. Altino, ricordiamo, reduce dalla vittoria dell'ultima B1, successo in finale su Volta Mantovana, 15-11 al Golden Set. Squadra che gioca le partite interne al palazzetto dello sport di Lanciano, ma si allena a Francavilla. Confermato anche coach D'Amico, arrivato in corsa passata stagione. L'opportunità di guidare
Altino anche in Serie A, vari errori in battuta in questo avvio di secondo set. Ora tocca anche a Barbazzeni. Dunque siamo in parità a quota 2. Di Arcangelo su Milen. E Altino rischia qualcosa con Zingoni. Ball molto profonda. Renieri, Murata, ricostruisce Altino. Questo attacco cercato da Lestini, difeso Maruotti da posto 4. Ancora il tuffo stavolta da parte di Mastrilli. Di Arcangelo dietro per Cavalecca sul lungo linea. Palla in e terzo punto per Altino. Questo scambio piuttosto lungo. Ha ragione il sestetto abruzzese. Aurora di Arcangelo su Maruotti, Annasia vuole dietro Renieri, attacco out secondo la lettura del primo arbitro, e Altino dunque ha due punticini di vantaggio. 4-2. Che errore iniziale del secondo set per l'Ermea di Arcangelo. E ancora il suo turno in battuta, sempre verso Maruotti, all'Asia, ancora da Renieri, stavolta sceglie il pallonetto, c'è Zingoni, poi Lestini, anche lei a sua volta con il pallonetto, la copertura di all'Asia, pallonetto spinto per Renieri, Mastrilli, Cavalenka, trova le mani di Adelaide Babatunde, muro vincente, meno uno Ermea, 4-3, per farsi sentire sotto rete. Centrale, esordiente nella categoria, ricordiamo. Subito molto performante, diamo uno sguardo anche tra un istante alle statistiche della partita. Prima seguiamo questa battuta, un errore da parte di Renieri. Top scorer fin qui peraltro per l'Ermea, Adelaide Babatunde, 8 punti messi a terra. Dall'altra parte ci sono 6 di Cavalenka, sono le due migliori marcatrici. A questo punto qui c'è l'ace di Lestini, 6-3 al team. Non trova continuità però Lestini. Che arriva peraltro da una famiglia di sportivi, tra l'altro suo fratello Federico è stato cestista anche qui in Sardegna con la canotta della Dinamo Sassari in Lega 2 nel 2005. Maruotti su Mastrilli, problemi in ricezione, punto Ermea, arriva l'Eins del meno 1, 6-5. Maruotti in battuta dopo l'ace, sempre verso Mastrilli, il muro qui di all'Asia, out sull'attacco di Carola Ollino, dunque ritrova due punticini di vantaggio Altino, 7-5. Zingoni su Caforio che tiene in ricezione all'Asia, Renieri dalla seconda linea difende agevolmente Ollino, la pipe dall'altra parte con il punto numero 8 per Altino, protagonista qui Lestini, 8-5. Conduce, continua a condurre, per meglio dire, questa fase del secondo set a tenaglia Altino. Battuta Asia Zingoni, sempre su Caforio, ricezione problematica qui, allora deve offrire questa free ball Renieri, Lestini, Di Arcangelo dietro, Cavalenka, tocco a muro,
punto per Altino, che ora vola sulle ali dell'entusiasmo. Arriva il timeout di coach Dino Guadalupi sul meno 4 Ermea 9-5. Vuole parlarci sopra il coach bianco-blu. Torna in campo dopo il time out e ancora il turno in battuta di Zingoni su Cafori all'Asia, la fast per Babatunde, il muro di Spicocchi, palla rigiocata dall'Ermea, stavolta su Milen, bella diagonale qui della nazionale estone Cristine Milen. L'Ermea che prova a risalire la china dopo aver sempre inseguito in questo secondo set, meno 3-9-6, Babatunde in battuta. Però un bell'angolo in precedenza, quello disegnato da Cristine Milen. Babatunde, servizio smorzato dal nastro, attacca Ollino per Altino e poi arriva il decimo punto per la compagine abruzzese. Ora tocca in battuta a Giulia Kavalenka. Di origini bielorusse, va su Maruotti, chiama il pallone Cafforio, Milen attacca a posto 4, difende Altino di Arcangelo, non riesce ad intendersi bene qui con Kavalenka, offerta la fribola, attacca ancora Cristine Milen che sale di colpi in questa fase del secondo set, vuole provare a guidare la rimonta ermeina, meno 3, ancora 10-7, due bei colpi in fila da parte della schiacciatrice estone. All'Asia Suollino direttamente dall'altra parte, Barbazzeni allora assolve per il meno 2 Ermea 10-8. Ermea che era scivolata anche sotto di 4 lunghezze, ora ha dimezzato lo svantaggio. All'Asia teso su Lestini di Arcangelo, Ollino, diagonale stretta, difesa da Cafforio all'Asia, poi Milen spinge dall'altra parte, non è riuscita però la palleggiatrice ermeina a evitare l'invasione, 11-8, respira la tenaglia Altino. Ollino, interessante questa giocatrice classe 2003 di Arcangelo, la fast per Spicocchi, difesa bene però viene in questo caso da Alasia, attacca Milen, tocco a muro, Ollino di Arcangelo, poi Kavalenka con tutta la potenza, ma qui si infrange il suo attacco sul muro dell'Ermea, pallone qui diretto a fondo campo, chiamata out che ci sentiamo dalla nostra posizione di poter sposare insomma da parte del signor Nava. 11-9, chiamata comunque accettata serenamente anche da coach D'Amico. Milen, l'Arcangelo, ancora la fast per Spicocchi che indirizza la palla sulla lungolinea, difende bene qui l'Ermea, il pallonetto di Maruotti che mette in crisi Altino ma il pallone non cade a terra, allora viene rigiocato dalla squadra gallurese, primo tempo di Barbazzeni non perfetto, di Arcangelo ancora di seconda, trova una voragine là in mezzo nel piazzamento della difesa dell'Ermea, bella giocata ancora questa estrosa palleggiatrice classe 2001, 12-9, Altino ancora avanti in questa fase centrale del secondo set, continua a condurre dunque il sestetto ospite.
rassegnato a recitare il ruolo di vittima sacrificale nonostante le innumerevoli assenze di cui abbiamo parlato a più riprese di Arcangelo. Vuole il pallonetto di Lestini, il tuffo di Allasia, Caforio attacca Renieri, c'è Cavalenca di Arcangelo, Lestini, stavolta c'è il muro dell'Ermea ma il pallone non cade giù, nemmeno in questo caso Renieri, murata a sua volta, Caforio per l'attacco di Ilaria Maruotti, tocco a muro e l'Ermea con grande insistenza alla fine riesce a mettere a terra il pallone, applaudito da tutto il pubblico di Golfo Aranci. Applausi a entrambe le squadre perché anche Altino dal canto proprio davvero non lascia cadere facilmente neanche un pallone, davvero apprezzabile comunque l'impegno della tenaglia in questa partita affrontata con difficoltà. Ebbene, nell'ultimo scambio anche l'Ermea a ribattere colpo su colpo, Cavalenca sempre con potenza, lockout, punto ora per la giocatrice nazionalità portoghese, 13-10 avanti, c'è sempre Altino, allora cerca di conquistare il terzo set della sua stagione di Arcangelo. Maruotti in ricezione, deve spostarsi all'Asia, poi il pallonetto qui di Renieri, a difende Altino, ancora una volta free ball Renieri all'Asia, posto 4 da Maruotti, vediamo se c'è stato il tocco, così tocco ravvisato, meno 2 Ermea, prosegue la rincorsa formazione Olbiese, 13-11. Renieri a forzare la battuta come spesso le accade, Mastrilli però tiene in ricezione di Arcangelo, coinvolge Cavalenca, pallonetto, stavolta arriva puntualmente Renieri, Maruotti con un bel attacco in diagonale stretta vincente per la giocatrice laziale Lermea, e lì allora pienamente a contatto dopo questa lunga rincorsa, meno 1, 13-12, ora tra le mani di Renieri c'è il pallone nella possibile parità. Ancora tutto braccio Renieri, sempre su Mastrilli in emergenza di Arcangelo, Cavalenca ad attaccare questo pallone molto staccato, il tuffo di Maruotti, la pipe per Milena a fondo campo senza tocco a muro, punto di Altino. Neanche in questo caso sono d'accordo giocatrici ermeine, non sembrava dalla nostra posizione esserci stato un tocco della difesa, Lestini in battuta, Milen all'Asia, Maruotti con il pallonetto da posto 4, Mastrilli prende ancora Altino, Cavalenca, gran potenza in questo colpo per Giulia Cavalenca e Altino ricaccia indietro l'assalto dell'Ermea, 2 punti in fila, 15-12. Babatunde risponde sul lungo linea. Attacco in fast vincente. Può essere questo, se non abbiamo errato, il decimo punto della partita della centrale olbiese. Maruotti, una battuta beffarda, smorzata dal nastro, ma Altino è riuscito a mandare nella metà campo avversaria, di seconda all'Asia, punto dell'Ermea, il pallone ha toccato il rosa e stavolta è l'allenatore di Altino a far valere le sue ragioni la coppia arbitrale. 15-14, fino a questo elastico, più 3, più 1, ma sempre Altino, ma contesa è ancora equilibrata. Maruotti, suollino di Arcangelo dietro da Cavalenca, trova il muro ma il punto è comunque di Altino, sono un po' coperta, non siamo riusciti a vedere bene la dinamica dell'azione e soprattutto la traiettoria di questo pallone, comunque Altino trova 2 punti di vantaggio ora, 16-14, ma è battuta la sua centrale Asia Zingoni.
servizio abbondantemente out, e in questo caso non ci sono discussioni. 16-15. Bobatunde in battuta. Lestini in ricezione di Arcangelo in posto 4 da Ollino, che riesce a piegare le mani del muro. 17-15, Altino non molla assolutamente, continua a comandare il secondo set così come è stato praticamente dall'inizio. Cavalenka in battuta su Caforio, all'Asia la pipe per Renieri, il pallonetto preso agevolmente da Di Arcangelo. Cavalenka prova a piazzare questo pallonetto, difende Caforio. Milen da posto 4, buona la difesa da parte di Lestini. Ollino, una volta ci arriva Caforio, all'Asia sceglie ancora l'attacco di Milen che cambia opzione, va forte stavolta sulla lungolinea e riesce a mettere a terra il pallone del nuovo meno 1 per me sul 17-16. All'Asia di Arcangelo, qui vediamo un po' qual è la chiamata, la out. E allora si completa la rimonta dell'Ermea, siamo in parità a quota 17. All'Asia, tuffo di Mastrilli, spinge questo pallone Cavalenka, all'Asia dietro Renieri, block out e arriva anche il sorpasso per le olbiesi. 18-17, time out per Coach D'Amico. Inerzia del set, allora cambia vantaggio Ermea 18-17 e avanti nel conto squadra di casa dopo aver conquistato il primo parziale sul 25-18. Mastrilli in ricezione di Arcangelo, vuole Cavalenka, il muro di Cristine Milen, punto Ermea 19-17. Un po' come è successo nel primo set, l'Ermea prova ad accelerare nel finale. All'Asia ancora il suo turno in battuta, Lestini di Arcangelo, Ollino, il tocco a muro, tuffo di Milen, ma il punto dell'Ermea, una invasione chiamata forse da parte proprio di Ollino. Più 3 Ermea, 20-17. Cinque punti in fila per le bianco-blu che erano sotto sul 17-15, grossi problemi qui in recezione per Ollino, in difficoltà la banda classe 2003 di Altino. E allora l'ace di All'Asia spinge l'Ermea sul più 4. Fa ricorso alla panchina come peraltro nel finale del primo set D'Amico, fuori Ollino, ho detto perso un pochino di lucidità in queste battute della gara. Allora al suo posto c'è Meniconi, ho detto al rientro dopo un problema piuttosto importante al ginocchio. In ricezione Lestini di Arcangelo, proprio Meniconi che cerca qui l'attacco, arriva la difesa di All'Asia, Renieri, il pallone che ha toccato terra.
il punto è firmato con questo Chiarinieri, 22-17, e ancora time out per D'Amico, che vede pian piano scivolar via anche questo secondo set con la sua squadra, che ha combattuto con davvero spirito lodevole la prima parte del set, poi a quota 17 si è piantata. L'Erme ha avuto buon gioco nello scappare via, ora solo più 5, 22-17. Che dunque prova a chiudere i conti. All'Asia, con in ricezione dalla seconda linea Cavalenca, il muro di Barbazzeni, 23-17. Dominio Ermea in questo finale di secondo set. Ancora il parziale aperto 4-0 per le bianco-blu. All'Asia, Zicare Meniconi di Arcangelo, Cavalenca per fermare l'emorragia, non c'è il tocco a muro, 24-17, arriva anche la palla a 7. Impressionante accelerazione finale per il sestetto di Guadalupi, che era sotto, ricordiamo, sul 17-15. Astrilli, di Arcangelo, Meniconi, attacco out, Termea che dunque chiude agevolmente la pratica sul 25-17 e si porta sul 2-0 nel conto, 25-18, 25-17, e ora nel prossimo set proverà a chiuderla l'Ermea Altino, che aveva interpretato molto bene anche la seconda frazione di gioco nella prima metà, ma poi, come detto, è stata vittima di un blackout davvero molto molto importante. Non più riuscita a mettere palla a terra, a vantaggio 17-15, la tenaglia ora deve inseguire nel conto, sotto 2-0, noi ci risentiamo tra poco.
Eccoci tornati in diretta su Volleyball World. Inizia il terzo set della sfida tra Ermea e Altino, settima giornata del campionato di Serie A2 femminile, con le padrone di casa avanti per 2-0 nel conto, 25-18, 25-17 i due parziali. Altino che mette a terra il primo punto del terzo set, con indicazione particolare per Lestini. Spicocchi in battuta, lascia scorrere Maruotti, servizio out, dunque 1-1. Ora tocca a Milen. Servizio morbido su Natalizia, primo tempo di Zingoni, difeso a Nazia. Vuole l'attacco di Renieri col pallonetto, il tuffo di Mastrilli, attacca Cavalenca, c'è Renieri, Milen, direttamente in posto 4 da Maruotti, Murata, Caforio, Allasia, primo tempo, Barbazzeni, molto potente, molto ben fatto qui da parte della centrale morbiese, 2-1, vantaggio Ermea. Milen, battuta corta, attacca Cavalenca, prova a piegare il muro, non ci riesce, attacca Maruotti, il muro di Zingoni, poi riesce a tener vivo miracolosamente Altino, che manda dall'altra parte, Barbazzeni, Allasia, dietro Renieri, punto chiuso da Sofia Renieri, bell'attacco da parte dell'opposto dell'Ermea, 3-1. Milen, una ricezione natalizia, Cavalenca difende Milen, Allasia, posto 4, ancora da Maruotti, sceglie questo pallonetto spinto, difeso ancora da Altino, che ce la sta mettendo davvero tutta in difesa, ancora un primo tempo di Barbazzeni, il muro di Zingoni a sporcare Lestini, il pallone che resta sulle mani di Barbazzeni, poi cerca il miracolo qui Renieri per tener vivo questo pallone, sacrificio vano, 3-2. Di Arcangelo su Milen, Allasia, primo tempo di Barbazzeni, perfetto anche in questo caso, coinvolge spesso le sue centrali l'Ermea, spesso precedenza così per Babatunde, ora Barbazzeni sta emergendo, si fa sentire anche il pubblico di Golf Aranci, 4-2 Ermea, Barbazzeni in battuta, servizio out per l'ex Talmassons, 4-3 la situazione di punteggio che resta in equilibrio. Battuta natalizia con il numero 10. Vinto l'ultimo scudetto under 19 con la maglia dell'Imoco Conegliano, dunque provenienza prestigiosa per lei. Queste ragazze giovani interessanti comunque per Altino, ci attendiamo degli innesti ovviamente, viste anche le ultime defezioni, mentre arriva un grande ace di Renieri per il 6-3 Ermea. A tutto braccio ancora Renieri, stavolta c'è la ricezione da parte di Lestini, il muro sull'attacco di Cavalenca, il pallone tenuto vivo, Ollino in diagonale, c'è Caforio, Milen chiama il pallone all'Asia che deve mandare dall'altra parte, Cavalenca
di Arcangelo, vuole ancora il suo opposto che riesce a mettere a terra il meno 2-6-4 e probabilmente arriverà, anzi no, sembrava che la mia avesse in serbo un possibile time out, ma la situazione è ancora sommato in equilibrio, insomma gioca colpo su colpo. Partita in questa fase iniziale del terzo set, ancora Cavalenka, ancora punto per Altino, stavolta meno 1, 6-5. Aveva trovato tre lunghezze di vantaggio sull'ace di Renieri, ma Altino resta lì. Ora manda in battuta Asia Zingoni. Maruotti in ricezione all'Asia, fast per Babatundes sul lungo linea. 7-5. Maruotti in battuta. Lestini, Strilli, Ollino, c'è stata anche la deviazione del muro, Annasia, in posto 4 da Milen, si atterra l'ottavo punto dell'Ermea, Cristine Milen. Ancora il turno in battuta di Maruotti, ancora Lestini con qualche problema in ricezione, ma Strilli spinge a fondo campo, cerca fuori all'Asia di seconda, nono punto Ermea, prova subito a prendere il largo, time out d'Amico che non è contento dell'approccio della sua squadra in questa fase. Tornano in campo, ricordiamo anche le altre due partite che si giocano nel girone A. In questa domenica Sigel Marsala contro CBF Balducci Macerate, poi Omag San Giovanni Marignano contro Assitec Sant'Elia. Per il girone B invece in campo Talmasson contro Pinerolo, Montecchio contro Soverato, Vicenza contro Martignacco, poi Catania contro Club Italia e Modica infine contro Mondovì. Quattro lunghezze di vantaggio per l'Ermea, 2-0 nel conto per il sestetto di Guadalupi che si affida qui all'attacco con la diagonale stretta di Milen, tiene vivo di Arcangelo, free ball offerta da Lestini, Renieri all'Asia, torna in posto 4 da Milen, si affida al pallonetto, c'è la copertura di Arcangelo, Cavalenka sul lungolinea, trova Caforio all'Asia, dietro per l'attacco di Renieri, la difesa di Arcangelo è out ed è anche il decimo punto dell'Ermea. Provano comunque a caricarsi le giocatrici abruzzesi, la situazione è abbastanza complicata e comunque si è presentata qui con spirito combattivo la Tenaglia. Mastrilli, Ollino attacca praticamente sulla rete, errore per la giovane schiacciatrice in maglia numero 5, 11-5 Ermea accanto suo, vuole conquistare il bottino pieno ottenuto in una sola altra circostanza in questa stagione, ovvero la sfida della terza giornata contro Sassuolo. Due vittorie per le bianco-blu fin qui, due sconfitte al tie break e una in tre set sul campo di Brescia.
11-6 intanto, accorcia le distanze Altino che manda in battuta Julia Kavalenka. Per lei esperienza anche in A1 a Cuneo nella stagione 2018-2019, Mastrilli, poi Kavalenka, Ollino, c'è il muro di Annasia qui, punto per me a 12-6, doppiata Altino. Babatunde, problemi in ricezione per Ollino che poi prova ad attaccare un pallone complicato e ancora all'Asia, fassi sentire a muro, 13-6. Babatunde forte, Mastrilli in ricezione di Arcangelo, deve correre Kavalenka ad attaccare un pallone complicato, ancora il muro dell'Ermea, free ball, Maruotti ricostruisce la squadra bianco-blu, Milen in banda, 14° punto per l'Ermea che ora fa il vuoto. Time out per Altino, l'ultima disposizione di coach D'Amico in questo terzo set, la situazione che si è fatta ovviamente molto molto complicata quanto ha potuto, la squadra ospite ha cercato di tenere botta, quindi ha avuto di più Ermea. Ranghi pieni dopo tante difficoltà anche dal canto suo in termini di infortuni, l'assenza prolungata le prime giornate di Caforio si è fatta sentire nonostante l'ottimo lavoro compiuto da Silvia Formaggio al suo posto. Si torna in campo con Babatunde in battuta. Ollino, evidentemente individuata come punto debole in questa fase della partita dall'Ermea, ancora primo tempo di Barbazzini, dovrebbe essere in campo, è così, 15-6, sostituzione con la già vista con Ollino, ne lascia spazio a Meniconi. Babatunde sull'Estini stavolta, la fast per Spicocchi, difende Maruotti, dall'altra parte Meniconi di Arcangelo, ancora la fast, Spicocchi attacca direttamente sulla rete, 16-6, errore per la centrale in maglia numero 4. Equilibrio solo all'inizio in questo terzo set, poi l'Ermea ha preso il largo, più 10 ora, 10 lunghezze da amministrare. Babatunde volta su Meniconi, attacca Kavalenka, un pallone impossibile in realtà da attaccare, allora all'Asia, andata da Barbazzeni, poi di Arcangelo, fischio arbitrale, una invasione in casa Ermea, 16-7. Sta per arrivare probabilmente anche un'altra sostituzione per Altino. Dovrebbe entrare in campo a breve Comotti. Intanto all'Asia, posto 4 da Milen, lungo linea vincente per Cristine Milen. Ripristinato il più 10 dall'Ermea, 17-7.
all'Asia. Buona la sua prestazione anche quest'oggi. Milen. Poi Maruotti che deve mandare dall'altra parte. Ricostruisce Altino, cerca la giocata di seconda di Arcangelo, ma non sorprende Karim Barbazeni. Molto attenta qui. E nuovo massimo vantaggio per l'Ermea sulla più 11, 18 a 7. All'Asia. Spicocchi in ricezione, ancora Barbazeni. Ma trafiggere Altino in chiara difficoltà, quasi in bambola la squadra di D'Amico, che osserva con mani sui fianchi. La partita sta scivolando via ormai in maniera inesorabile per la squadra abruzzese, che ripetiamo per l'ennesima volta, insomma, per quanto ha potuto ha cercato di combattere questo Gin Sardegna. Errore in battuta, 19-8, si presenta Spicocchi dai 9 metri. Ex anche Todi e San Giustino prima di approdare appunto ad Altino. Pallonetto vincente per Sofia Renier, scavalcato il muro. È arrivato coi tempi giusti. Ovviamente si cerca di rendere allenanti quantomeno anche queste fasi della partita. Ecco che arriva l'ingresso in campo di Formaggio per l'Ermea al posto di Milen. Dall'altra parte c'è invece Comotti al posto di Cavalenca, che ha perso un po' di lucidità negli ultimi attacchi. 28. Formaggio in battuta, Lestini in ricezione di Arcangelo, attacca Lestini, prova il blockout. 29. Maruotti all'Asia. Dietro da Renieri, diagonale vincente dell'opposto ermeino. Andiamo di nuovo a consultare le statistiche mentre arriva un'altra sostituzione. C'è campo anche per Camilla Gerosa al posto di una buona Barbazeni oggi. Anche difficoltà a Ravenna per lei, ma ha reagito bene. Dicevamo, statistiche, 10 punti messi a terra da Renieri, altrettanti per Babatunde, 9 per Barbazeni, insomma bene le centrali dell'Ermea, poi 6 addirittura per Allasia, la palleggiatrice dell'Ermea, 8 per Milen, 7 per Ilaria Maruotti. Andiamo a vedere dall'altra parte, per Martenagli Altino ci sono i 12 di Cavalenca, però con diversi errori insomma in questo terzo set. Per il resto 6 di Lestini, 2 di Arcangelo, 2 per Spicocchi, sono 4 invece per Ollino e 1 per Asia Zingoni. In battuta proprio Lestini su Formaggio all'Asia, dietro Renieri sulla lungo linea, mette a terra il 22esimo punto dell'Ermea Olbia. Siamo sul 22-10, altra situazione di punteggio, insomma andiamo a vedere anche i prossimi appuntamenti di queste due squadre. Olbia che sarà di scena sul Taraflex, complicato insomma della Sigel Marsala nel prossimo turno, mentre Renieri va a tutto braccio, il suo servizio è out. Altino affronterà in casa San Giovanni Marignano, vedremo se ci saranno insomma delle novità nel roster abruzzese già a partire dalla prossima gara. C'è da far fronte anche all'infortunio occorso al capitano Costantini, lo ricordiamo ancora una volta in battuta a Zingoni. Formaggio all'Asia di seconda, non è pronta qui di Arcangelo all'intervento. 23-11.
Maruotti su Meniconi, primo tempo di spicco qui, ben eseguito. 12° punto di Altino, fronte dei 23 messi a terra dall'Ernea in questo terzo set. Battuta proprio alla nuova entrata, si tratta di Federica Comotti. Classe 99, arrivata dalla pallavolo Teatina. Attacca Formaggio, stato smorzato dal nastro, dalla seconda linea Lestini. Gran tuffo di Caforio, ci riprova Formaggio. Attacco sporcato dal muro. Meniconi tiene vivo l'Ernea con un miracolo. All'Asia stava per tenere il pallone vivo. Segnali apprezzabili comunque questi, al di là dell'esito. All'Asia ha rischiato tra l'altro anche di farsi male sbattendo sulla panchina, però questo è lo spirito giusto, insomma. Si vuole lasciar cadere facilmente neanche un singolo pallone, anche quando la situazione è molto complicata come in precedenza. 23-13, Comotti che buca completamente la ricezione Maruotti. E Guadalupi vuole parlarci sopra. Time out, 23-14. Torna in campo, ma che vuole chiudere rapidamente questa partita. Altino invece vuole ancora combattere, vuole accorciare il gap con la situazione che è pressoché disperata comunque nel punteggio sul 23-14. Caforio in ricezione, si va in posto 4 da Silvia Formaggio che mette a terra il 24° punto dell'Ermea. Conquista la prima di 10, match ball. La prima di queste 10 è nelle mani di Maria Adelaide Babatunde, che oggi tra le principali protagoniste della partita. E Arcangelo, primo tempo spicocchi, che riesce ad annullare la prima match ball ermeina. 24-15. Meniconi in battuta, Maruotti all'Asia, va da Formaggio, diagonale stretta, arriva il salvataggio di Mastrilli. Lestini, Formaggio all'Asia di seconda, stavolta non si lascia sorprendere Mastrilli. Lestini, diagonale in, secondo la lettura del primo arbitro. Allora annullata anche la seconda match ball dell'Ermea, siamo sulle 24-16. Ancora Meniconi in battuta. All'Asia, cercare Formaggio. E Arcangelo all'Asia. Caforio, Renieri attacca. C'è il muro, avversario, poi Altino che non riesce a mandare dall'altra parte. Finisce qui la gara. Ermea che torna alla vittoria dunque dopo 3 sconfitte consecutive, lo fa in maniera agevole e autoritaria su Altino. 25-18, 25-17, 25-16, questi 3 parziali per l'Ermea, che dunque è riuscita a riscattarsi, a ritrovare il successo, successo che permette di salire a quota 10 punti in classifica. Altino che resta a quota 0 invece, che attende insomma di rimpolpare un po' il suo organico. Vittoria praticamente senza sbavature per l'Ermea, che ha fatto pienamente il suo dovere quest'oggi. È difficile trovare insomma delle zone d'ombra nella vittoria ermeina. Dall'altra parte Altino che rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo nella categoria, ma che
al di là di quello che dice il punteggio, ha provato a fare il suo, specie nelle fasi iniziali del primo e del secondo set, ha dato battaglia alla squadra di D'Amico. Vedremo come proseguirà, un grande in bocca al lupo anche alla squadra abruzzese. Noi direi che possiamo fermarci qui da Golfo Aranci, grazie a Maurizio Mulargia per le immagini, per la parte tecnica con la produzione di Vibres per questa partita su Volleyball World. Da Roberto Rubio, l'augurio di un felice proseguimento di serata.